Mentre scorrono le prime note del Vascello Fantasma di Richard Wagner, nell'incisione diretta da Christoph von Dohnányi, andiamo a scoprire la prima tappa del nostro panorama di stasera. Al Teatro Lo Spazio di Roma, fino al 9 ottobre, c'è Ulderico Pesce con uno spettacolo intitolato Asso di Monnezza. Siamo al telefono appunto con Ulderico Pesce. Buonasera, Ulderico Pesce. Buonasera, buonasera, grazie per l'invito. Allora, asso di coppe, asso di bastoni, asso di denari, asso di Monnezza. Dove si trova? In che mazzo si trova? Questo asso di Monnezza, Ulderico Pesce? Nel mazzo di chi fa i soldi in Italia. Infatti è preceduto dall'asso di denari, esatto. Poi grammaticamente sì. Sì, ma anche l'asso di denari non conta più nulla in Italia. Quello che veramente conta è l'asso di Monnezza. Cioè, chi gestisce i rifiuti in Italia fa soldi. E certa classe politica unita a certa malavita organizzata fanno un connubio straordinario per fare soldi, ed è anche una rete che è bello raccontare in teatro, perché è una rete surreale, drammatica e comica nello stesso tempo. Mi permetta di fare colui che, come si dice, cade un po' dal pero. No, ma che c'è di male, Ulderico Pesce, a fare soldi con una cosa che in fondo serve alla collettività, come lo smaltimento dei rifiuti? Sì, c'è di male il fatto che i soldi dei cittadini vengono utilizzati per l'arricchimento personale, in più si arreca un grave danno sia all'ambiente che alla salute delle persone. Come si può portare questo tema sullo spazio di un teatro, Ulderico Pesce, allora? Io credo che la malavita organizzata in Italia, i malavitosi, quelli magari l'ultima ruota, sono già teatrali di loro, hanno una teatralità molto forte, cioè il malavitoso della Monnezza. Io ne ho avvicinati parecchi in questi anni, proprio per metterli in scena, e quindi le cose che il malavitoso per eccellenza nel nostro spettacolo è Nicola, che fa il gioco delle tre carte, ma lo fa per gioco, perché la sua vera passione è nascondere la Monnezza, cioè nascondere non solo i rifiuti urbani, ma soprattutto i rifiuti pericolosi, industriali e quant'altro. E in questo spettacolo racconto questo Nicola, questo personaggio che va in giro per le città, Bari, sotto Punta Perotti, che ora gliel'hanno distrutta, ed è disperato perché lui si metteva all'ombra sotto Punta Perotti, e ora non c'è più Punta Perotti, e so guai perché c'è il sole, si è comprato un sombrero messicano, ma va anche davanti alla discarica di Malagrotta, chiusa da qualche anno, ringraziando il buon Dio, e fa il gioco delle tre carte, perché là la malavita sa che c'è Nicola, gli industriali gli danno la roba da seppellire sottoterra. Ricordiamo, Punta Perotti è stato uno scandalo a Bari, appunto un edificio costruito in un posto molto bello che, certo, insomma, deturpava la vista, no? Sì, 300.000 metri cubi di cemento armato. Che è stato poi demolito. Appunto, sì, demolito da poco. Sì. Che poi è un po' in fondo una sconfitta demolire un palazzo così, no? È anche un po' una perdita, cioè arrivare a dover demolire, a costruire e poi a dover demolire una cosa così abusiva. Ma Ulderico Pesce, queste notizie, questi dati sono a disposizione un po' delle persone che volessero informarsi. Che cosa aggiunge il teatro alla documentazione, Ulderico Pesce? Il teatro, dunque, tutto questo è nei tribunali. Ovviamente io consiglio a chi sta in ascolto, soprattutto a presidi, a professori, di portare i ragazzi negli archivi di Stato e nei tribunali a leggere le sentenze. Non c'è cosa più teatrale e più istruttiva per capire la storia contemporanea. Dunque, che cosa aggiunge il teatro? Aggiunge l'emozione. Per esempio, faccio un esempio: chi viene al Teatro Lo Spazio fino al 9 ottobre qui a Roma, vede una cosa che nei dati non c'è. Per esempio, andando per le discariche si vede la vita del grucione. Il grucione è un uccello che viene dall'Africa, arriva in Italia, è uno dei pochi uccelli che nidifica a terra, non fa il nido sull'albero ma a terra. Pertanto il grucione scava un buco di 50 centimetri, depone le uova
e vede i bambini come crescono, i pulli, no? E parla nello spettacolo una mamma di Gruccione che ha fatto il nido in una discarica, perché è più facile scavare sto buco a 50 centimetri ed è più facile trovare cibo. Bene, e questa mamma racconta come ha visto per la prima volta le sue prime tre uova dopo un viaggio lunghissimo dall'Africa. E non pensiamo, fra un po' parlate della giornata dell'immigrato. Sì, bene, ne stiamo parlando da stamattina, a dire il vero, però sì, è un tema importante questo oggi a Radio 3. Bene, ma ci sono anche gli uccelli che fanno una fine analoga, perché arriva il Gruccione dall'Africa, fa il nido a terra e che cosa accade? Accade che i piccoli, la mamma di Gruccione dice: oddio, sta arrivando il fuoco, e vede bruciati vivi i propri uccellini, i propri pulli. Perché? Perché le discariche poi vengono, sia quelle legali che quelle illegali, i rifiuti spesso vengono bruciati per abbassare il livello dei rifiuti, e quindi muoiono i gruccioni e le calandre, e in questo modo stiamo distruggendo un patrimonio ornitologico straordinario in Italia, ma questo è solo uno spunto, cioè come vedere la morte di un uccellino è infinitamente più tragico rispetto poi alla morte di ciò che alla morte che avviene torno alla discarica. Ho conosciuto per esempio mamme torno alla discarica di Malagrotta qui a Roma, la più grande d'Europa, 240 ettari di discarica, non c'è nessuna parte d'Europa una discarica simile, 50 milioni di tonnellate di rifiuti buttati là dai romani. Bene, i romani, che sono infinitamente superficiali, o buona parte di essi, non si occupano che di argomenti, insomma, si parla molto di Totti, del compleanno di Hilary, e non si parla delle mamme. Sì, si parla di tante cose, a dire il vero. Sì, la mentalità comune parla di Totti, sì, e di cretinate. Non solo la mamma del Gruccione muore, ma torno alla discarica di Malagrotta, c'è la mortalità tumorale più alta, sì, di Roma. Sì, questo è vero. E ci sono i bambini invece malformati. Ulrico Pesce, guardi un po' invece di cosa parlano i nostri ascoltatori al 335-5634296. Arrivano molti messaggi sul nostro filo rosso. C'è chi suggerisce Sherazad, ovviamente, di Rimsky-Korsakov, sì, l'interlude, sì, Marini di Britten. C'è chi suggerisce La zattera della medusa, bellissimo, di Hans von Hensen, ne parleremo, certo, fra un attimo. E c'è chi le chiede, senta un po', felicissima di sentire Ulrico Pesce, lo spettacolo di sera l'ho già visto, ci informa Emanuela, ma vorrei sapere se presto andrà di nuovo in scena a Roma quello su Moro. Che cosa rispondiamo, allora, Emanuela? Quello su Moro, di cui abbiamo parlato a Radio 3 Suite l'anno scorso, è andato in scena, credo che i romani non ne possano più, perché l'ho fatto al Teatro India un anno, al Teatro Lo Spazio un altro anno, e al Teatro Lo Spazio un altro anno. Allora, per adesso però, Moro basta. Però se questa signorina mi chiama, glielo vado a fare a casa volentieri. Va bene. La ringraziamo molto, Ulrico Pesce, segnalo appunto, grazie, fino al 9, grazie, ottobre al Teatro Lo Spazio, Asso di Monnezza, via Locri 4244 a Roma. Satan's erbarmen, wir baut auf Wind.